Il lavoro del libraio è un lavoro artigiano, è un lavoro per cui devi costruire, è come se tu fossi un sarto, devi costruire un abito intorno a una persona. Ed è questo che differenzia fondamentalmente le librerie piccole, artigianali, dai grossi sistemi di vendita che ci sono online. 2021 nasce The Lift, è la libreria più piccola del mondo, è un piccolo spazio dedicato ad un unico editore. L'idea qual è? È quella di poter entrare in una libreria, in un negozio piccolo, fatto a misura, e perdersi rispetto alla volontà che avevamo prima entrando in libreria. L'esperienza della libreria ti apre a diversissimi modi di pensare, quindi la cosa bella di camminare in libreria è proprio questa, di guardare oltre la propria individualità. Quando una persona entra in libreria, il 99% delle volte non si conosce, non si sa che gusti letterari ha, non si sa chi è, non si sa che... Quindi vengono spontanee due o tre domande che sono la base per cui poi poter fare il nostro lavoro, che sono quali sono i libri che ha letto ultimamente, i libri preferiti, perché il libraio, e questa è la grande regola, non consiglia mai i libri che piacciono a lui, ma cerca di capire quali sono i libri che piacciono all'altra persona. E per fare questo ci sono dei piccoli trucchi che vengono fuori nel quotidiano della bottega. Consiglio anche a chi entra nelle librerie sempre di presentarsi al libraio. Consiglio perché con i librai possono nascere dei rapporti che durano negli anni. Negli anni sono dei rapporti anche spesso molto belli, e sono dei rapporti soprattutto di reciprocità, cioè in questo doppio rapporto secondo me sta la fortuna e la risorsa delle librerie, ma soprattutto delle piccole librerie. Sono Maddalena. Sono Pietro. Siamo librai. E abbiamo fondato Todo Modo.